due tifosi del Milan e uno della Lazio sono finiti nel mirino delle forze dell'ordine. Come informa la questura di Roma, i fatti si riferiscono alla gara di ieri sera di Coppa Italia tra le due squadre. Il primo tifoso del Milan è stato trovato in possesso di un coltello serramanico lungo 18 cm nelle operazioni di prefiltraggio prima dell'inizio della partita. È stato denunciato in stato di libertà e per lui è scattato il provvedimento del DASPO della durata di 3 anni. Gli altri due, sempre prima del calcio d'inizio della semifinale d'andata di Coppa Italia, un tifoso della Lazio si è fatto beccare in curva nord con circa 6 grammi di hashish ed è stato denunciato in stato di libertà. Dopo la partita, invece, un supporter rossonero è stato denunciato in stato di libertà ex articolo 641/89 violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. Per entrambi verrà richiesta alla divisione anticrimine della questura la misura del DASPO.